Brr, che freddo ragazzi! Luca, ti sei coperto bene? L'hai messa la calzamaglia? Perché qui stasera rischiamo davvero di congelare. Temperature davvero glaciali oggi allo stadio, amici. Per fortuna il calore del pubblico sta contribuendo a riscaldare un po' l'atmosfera. L'accoglienza dei tifosi, inoltre, sta riuscendo a farci dimenticare le condizioni meteo poco favorevoli. Speriamo davvero che si tratti di una sfida bollente. Ne abbiamo bisogno. E poi, casomai, Luca, ci beviamo un tè caldo. L'Emirates Stadium è chiamato la biblioteca dai rivali per la supposta quiete dei tifosi dei Gunners, ma oggi non sembra confermare questa fama. Una gara che non mette nulla in palio, ma che sono sicuro stimolerà la curiosità di ben più di qualche spettatore a casa. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. Eccoci, si comincia. Cambio di fronte. Buono l'appoggio, cambio di lato. Ottima copertura qui, li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Decidono di giocarla all'indietro. Apertura di gioco sul fronte opposto. Occhio all'apertura intelligente. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Bella per... può tentare la conclusione. Che salvataggio da parte del portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Gioca con un pallone lungo. Spazza via. Palla riconquistata immediatamente. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Tocco. Ecco, il portiere si oppone. Mantengono la pressione e conquistano un buon calcio d'angolo. Prova a spazzare, non è andata. Conclusione! Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? C'è l'opportunità per il contropiede. Palla in avanti, verso il compagno. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Prova a lanciare il compagno. Passaggio intercettato. C'è fallo. Il giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così. Trova il compagno in buona posizione. Decide di sfruttare la fascia. Mostrano un buon controllo del gioco. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario.
Riceve la palla. Lungo passaggio in avanti. Feisa. Cross in arrivo. Qui c'è il tiro. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Tenta di scavalcare la mediana. Recupera palla con un ottimo intervento. Feisa. Punteggio è immutato, 0-0. Questa ha sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Prova il cambio di gioco. E adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone. 5 giri di orologio per andare a riposo. Prova ad andare via con eleganza. C'è un tackle duro. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Tentativo di allungare il gioco. Spazza via prontamente. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. E il portiere la fa sua. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente azioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Il secondo tempo è cominciato. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Avanza deciso. La mette sulla sinistra. Buon intervento difensivo. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. La mette in mezzo. Decide di non rischiare. Occhio, è un grande riflesso qui. Salva la sua porta. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. L'appoggio sulla fascia. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Opta per il lancio lungo. È ben posizionato e spazza via la palla.
Un intervento impeccabile. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Opportunità di ripartire. E passa! La mette in mezzo. E l'arbitro, con l'assistenza del guardalinee, dice che c'è stato offside. Partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro al quarto uomo. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Lancio lungo del portiere. Ottimo il fraseggio. Cambia gioco. Sicuri in fase di palleggio. È riuscito a passare. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Prova la conclusione. Ha la possibilità di andare verso la porta. C'è la palla lunga in avanti. Intervento energico. La spinge in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Bel pallone. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Ottima iniziativa, ma si è scontrato con i difensori. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Pallone lungo in verticale. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Ecco un'occasione di contropiede. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così.
Sì, la partita è molto combattuta tra due squadre che non vogliono mollare fino alla fine e soprattutto tra due difese estremamente attente. Non stanno concedendo quasi niente agli attacchi avversari. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Può andare! Scodella in avanti. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Pronto, la toglie dalla porta. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Abbiamo superato il 90esimo, ancora 0-0. La gioca in profondità, cerca di sfruttare gli spazi laterali. Cross in mezzo. Occasione per il contropiede. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Giornata piuttosto deludente, una partita molto tattica, molto bloccata. Giusto il risultato di parità, ma insomma. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? È stata una partita combattuta, entrambe le squadre avevano voglia di vincere. Chi ha visto la partita può capire da solo perché non c'è stato il lampo che ha fatto la differenza. Siamo ai titoli di coda. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia.